Sì, innanzitutto ci tenevo a ringraziare il nostro mister, ex mister Urbano, una persona seria, professionale che ha dato tanto a questa città, a questo ambiente, a questa maglia. E sono doverosi i nostri ringraziamenti e un in bocca al lupo per lui. Poi volevo ringraziare allo stesso tempo anche il prof Maglione e il match analyst Fidaleo. E infine anche il nostro ex DS Marinucci per la sua professionalità e la sua competenza. Cosa? Il fatto che la società si è dimostrata unita, compatta, sta sul pezzo. Abbiamo fatto questo enorme sforzo, ulteriore sforzo, ma altri sforzi li abbiamo fatti anche precedentemente a dicembre, dove abbiamo rinforzato la rosa con elementi di spessore, con elementi importanti per questa categoria e ovviamente non ha funzionato, quindi siamo dovuti ricorrere anche al cambio del mister con le dimissioni di mister Urbano e questo dimostra che la società è unita, compatta e soprattutto noi cercheremo di stare sul pezzo fino all'ultimo secondo di queste 12 finali che ci aspettano fino a fine campionato. Quindi ci tenevo a tranquillizzare l'ambiente perché è giusto che sia così. E in questa situazione in cui ci troviamo, innanzitutto dobbiamo ringraziare anche il mister di aver accettato un incarico così difficile. Penso che non abbia bisogno di presentazioni, mister Feola, un mister di profilo alto e per noi è un lusso per una città come la nostra. Il mister, tra l'altro, possiamo anche aggiungere che ha qualche piccola radice piedimontese, avendo fatto le scuole qui a Piedimonte, e per noi questo è anche motivo di orgoglio. Che altro dire? Testa bassa e dedicarci quanto più possibile a questa impresa tutti quanti insieme.